Carissimi amici, ci troviamo a Leonessa, provincia di Rieti. Questa è la porta d'ingresso alla città. C'è un po' di vento, scusate, ma spero che poi finisca. Dovrebbe andare meglio. Ecco qui l'ingresso alla città. C'è questa porta e questo è il corso principale che noi andremo a percorrere interamente per poter vedere tutta la città e soprattutto la piazza che si trova in fondo al paese. Quindi ammiriamo questo splendido corso, abbastanza deserto a quest'ora, ma sono le 3 del pomeriggio, quindi magari la gente starà dormendo. È un paese invece abbastanza vitale, devo dire. Ci sono anche diversi negozi, diverse botteghe. Adesso pian piano li andremo a vedere. Intanto ammiriamo queste case, questo corso. Ecco, come vedete, diciamo, sono case abbastanza piccoline, non sono grossi palazzi, però sono tenute bene. Qui c'è un bazar. Notate come la pavimentazione di questo marciapiede è piuttosto curata, mentre invece la pavimentazione della strada è semplicemente in asfalto. Comunque è così. Vediamo, questo è il comune di Leonessa con le sue bandiere. Quindi andiamo ancora avanti. Sono parecchie macchine parcheggiate di fianco, ma come giusto che sia, perché se un paese lo vogliamo vivere, le macchine sono indispensabili, altrimenti diventano quei paesetti esclusivamente turistici dove ci sono dei parcheggi all'esterno per i turisti, ma poi all'interno non si può circolare, quindi la gente del posto non ci abita volentieri perché non può usufruire del proprio paese. Ecco, vediamo che comunque c'è un discreto movimento. C'è un ragazzo che gioca a palla, c'è una tabaccheria, alimentari, qui si stanno facendo dei lavori di ristrutturazione in questo cantiere. Per questo palazzo che era un pochino rovinato, ma che comunque stanno sistemando. Guardiamo anche qui queste botteghe, questi negozi. Questa è una macelleria, qui c'è un altro palazzo in ristrutturazione con i ponteggi, un altro grosso palazzo che forse sarebbe anche da ristrutturare, ma attualmente è in uso. Guardate che botteghe interessanti. E proseguiamo verso la piazza principale del paese, che poi è l'attrazione principale, anche se qui devo dire potremmo fare una deviazione per andare a vedere questo complesso monumentale che io intravedo in fondo. C'è sicuramente un campanile, quindi senz'altro facciamo questa deviazione e avviciniamoci a questa, che è una chiesa interessante, anche se la vedo fasciata da alcuni puntelli antisismici, quindi probabilmente sarà stata danneggiata dal solito terremoto, probabilmente quello avvenuto ad Amatrice, che non è lontano da qui, per cui questi danni si sono ripercossi
su questa interessante chiesa che purtroppo in questo momento è ancora da ristrutturare. Però vediamo che la struttura principale è solida, è ben conservata, è la chiesa di San Francesco con il suo campanile, e c'è questa piazzetta interessante antistante alla chiesa. Ma direi torniamo indietro, così andiamo dritti verso la nostra meta iniziale, che era appunto la piazza principale del paese. Quindi torniamo indietro di qua, ecco un'altra strada di Lionessa, ma noi recuperiamo quello che è il corso principale, ci addentriamo in questo vicolo, ecco la parte retrostante del cantiere che avevamo visto prima. Qui c'è un'altra strada interessante, dove in fondo c'è un, si intravede una cupola, ma la vedremo meglio più avanti dalla piazza. Quindi torniamo indietro di qua, sempre ammirando l'antichità di queste strutture, di queste mura, di queste mura in pietra, e giriamo quindi qui a sinistra per poter dirigerci senz'altro verso la piazza intesa San Paolo. Qui c'è, con questo antico portale molto interessante, però dentro c'è la banca. Proseguiamo ancora quindi lungo questa strada. Il corso principale di Lionessa, c'è un bar a onde, poi c'è anche un ristorante, il ristorante Leon d'Oro, che è un famoso ristorante di Lionessa dove vi consiglio di venire a mangiare. Leon d'Oro. Proseguiamo e ci avviciniamo sempre più a quella che è la nostra meta principale. Vediamo che qui ci sono ancora dei lavori di ristrutturazione per recuperare questo antico palazzo, che sicuramente meritava un restauro, e procediamo per vedere come comunque stanno lavorando per creare una nuova pavimentazione più carina al posto di questo asfalto per il corso della città. Ecco qui la chiesa di San Giuseppe, coperta da una rete, probabilmente per evitare che gli uccelli sporchino la facciata. Andiamo ancora avanti, ecco la nuova pavimentazione di Lionessa. Il corso si presenterà con questo tipo di pavimentazione al posto dell'antico asfalto presente fino ad oggi. Proseguiamo ancora, abbiate pazienza, ma siamo praticamente arrivati alla nostra meta. Eccoci qua, bellissimo, piazza principale di Lionessa, posta in fondo al corso. Guardate questa chiesa spettacolare con il suo campanile, ma tutta quanta la piazza è davvero uno spettacolo. Facciamo adesso un piccolo giro, arriviamo prima al centro della piazza. Guardate che fontana, molto antica e molto bella. Questo è la sede principale del comune di Lionessa, con la macchina della polizia municipale.
facciamo quindi un giro panoramico della piazza. Come vedete c'è anche una trattoria, ci sono dei bar, insomma una piazza vitale, molto molto bella. Qui in alto ecco vediamo quella che è la cupola che vedevamo da dietro, quindi la chiesa era quella di San Giuseppe. Guardate questo porticato da questo lato della piazza, molto bello, ma mi vorrei avvicinare di più a quella che è la principale attrazione di questa piazza, ovvero questa splendida chiesa con il suo campanile, con l'orologio. Chiesa mantenuta in condizioni molto buone, con questo suo particolarissimo portale, con queste tre alzate sulle quali sono disposte le statue di tre santi, che non so bene chi siano, probabilmente dei santi della tradizione cattolica, e questa è la chiesa di San Pietro, quindi bellissima chiesa con il suo campanile, e quindi diciamo da Leonessa praticamente tutto. Rigiriamoci verso la piazza, ecco un ultimo sguardo e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!